Carissime sorelle e fratelli, un benvenuto a ognuno di voi. Il tema di cui parleremo questa sera è la guarigione interiore e come ogni ambito medico, psicologico, prima di parlare di come guarire, dobbiamo esaminare quali sono le affezioni, in questo caso quali sono le malattie interiori. È un elenco che sarebbe molto lungo, spesso si intreccia con le malattie psicologiche, ma questo deriva dal fatto che noi siamo un insieme di psiche, un insieme di corpo e un insieme di spirito, anche se l'influenza un po' positivista ha fatto sì che la scienza medica e anche quella psicologica abbiano negato questa realtà spirituale, le persone che si trovano ad affrontare queste affezioni di questo tipo hanno grandi difficoltà, e questo lo sottolinea bene Giovanni Paolo II, che dice che la vastità e la multiformità della sofferenza non sono certo minori di quella fisica, e però al tempo stesso è meno identificabile, quindi meno raggiungibile con la terapia. Possiamo dire in un certo senso che definire la malattia interiore come uno stato di paralisi spirituale che non ci permette di realizzare pienamente il progetto che Dio ha su di noi e non ci permette di relazionarci con i nostri fratelli. Ognuno di noi reagisce in modo diverso ai traumi della vita, che possono essere molti e possono essere in relazione naturalmente alla maturità umana, alla maturità psichica, a quella spirituale in cui arrivano, ma c'è un livello oltre il quale la persona non riesce a sopportare questi traumi e si può innestare quella che viene chiamata la ferita della vita. La ferita della vita, che è spesso una ferita identitaria, come ci racconta la favola del brutto anatroccolo, che sappiamo che non era un brutto anatroccolo, ma era un bel cigno. In realtà cresce all'interno di questa famiglia di anatre e viene subito emarginato. Addirittura, se ricordate il film di Walt Disney, il papà non lo riconosce, anzi guarda male la madre, come se avesse avuto una relazione extraconiugale, no? E si trova a essere indifeso, si trova a essere isolato, ma soprattutto si trova con un difetto di identità che non riesce a elaborare, viene disprezzato e si disprezza il proprio corpo. Addirittura ricordate che nel film lui segue una anatra meccanica e che veramente fa ricordare come molte persone ferite cercano proprio delle false identità seguendo delle ideologie oppure dei falsi paradisi come le sette, come delle dipendenze, da cui poi subiranno delle ferite interiori che andranno guarite. Alla fine di tutto questo, anche se vive una realtà di solitudine maligna, finalmente verrà riconosciuto come era stato creato, e quindi come un figlio di Dio, uscendo dalla metafora, un figlio di Dio che finalmente viene riconosciuto con la sua vera identità. E così questa favola veramente è una favola che si può applicare a molte persone. E come spesso ci troviamo con persone che hanno vissuto traumi di questo tipo, come delle persone che hanno difficoltà di relazione, delle persone con cui non vorremmo mai stare, delle persone sospettose, delle persone aggressive, delle persone chiuse in una solitudine maligna. Nella Bibbia troviamo molti passi in cui si parla del cuore umano, dice la Genesi che è incline al male fin dall'adolescenza, e naturalmente qui di mezzo c'è subito il peccato originale, che nonostante il battesimo, ci dice comunque il Catechismo della Chiesa Cattolica, che non possiamo ignorare che l'uomo ha una natura ferita che incline al male, perché altrimenti è causa di gravi errori. Perché Adamo ed Eva sicuramente, prima del peccato originale, certo non avevano quelle esperienze dolorose dell'infanzia e della vita successiva che segna le persone, non avevano rancore, non avevano necessità di perdono, se non dopo aver commesso il peccato originale.
Infatti San Nicola Cabasillas dice che il giorno in cui Adamo si è consegnato allo spirito maligno, si è allontanato dal suo maestro, ha perduto la sua salute e il benessere. Nel Salmo 51 il salmista prega proprio il Signore e dice: crea in me, o Dio, un cuore puro. E ricordiamo un po' tutti quel passo famosissimo di Ezechiele: io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, dice il passo, toglierò da loro il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. E un esempio di malattia interiore è quello che conosciamo tutti. La Bibbia dice 365, anzi qualcuno dice 366 volte, considerando anche l'anno bisestile: non abbiate timore, non avete paura. Ma una malattia interiore è appunto questa, è quella della paura. La paura, che è quella che rende timorosi gli apostoli, quelli che li rende incerti. Solo dopo l'effusione dello Spirito diventeranno diversi, diventeranno sicuri, creativi, evangelizzatori, e avranno quella parresia, quell'atteggiamento, cioè, di libertà coraggiosa. E la paura è quella che ci determina quello spirito da schiavi di cui parla San Paolo. E lui dice: voi non avete ricevuto, nella lettera ai Romani, uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. E Giovanni lo dice ancora di più, dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Un'altra malattia tenace, difficile da eradicare, specie se proviamo a farlo da soli, è il rancore o l'incapacità di perdonare. Questo rappresenta uno degli ostacoli più alti, più tenaci, più resistenti all'azione dello Spirito. È un comando del Signore quello di perdonare, ma anche San Paolo nella lettera ai Efesini lo dice in modo chiaro: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. L'esperienza del perdono è un'esperienza, potremmo dire, universale, potremmo dire antropologica, perché anche molti psicologi non credenti hanno sottolineato l'importanza del perdono. Ci aiuta a liberarci da quella situazione di paralisi spirituale, a rinnestare le relazioni interpersonali, perché il perdono non fa bene solo a chi lo riceve, ma fa bene anche a chi lo dona. Io ricordo una sorella, durante un seminario di guarigione, che finalmente era riuscita a perdonare il marito. Allora non c'erano i telefoni cellulari, e lei andò a telefonare con questi gettoni al marito. Come alzò la cornetta, il marito, che non era stato al seminario di guarigione, gli disse: io ti perdono. Ecco, questo è un movimento dello spirito straordinario, un movimento inaspettato, ma il perdono muove veramente le montagne. Se noi riusciamo a mettere da parte il fariseo che è in noi e riusciamo a capire che anche noi non siamo perfetti, allora è più facile riuscire a perdonare qualcuno che ha sbagliato con noi. Possiamo dire che è un passaggio dalla malevolenza alla benevolenza, cioè al voler bene e a volere il bene della persona, ed è una guarigione di relazione con se stessi, con i fratelli, ma anche con Dio stesso. E una parte di questo perdono è anche il perdono verso se stesso, che chiaramente non esclude il fatto di riconoscere le proprie responsabilità, ma ci dà la libertà di non rimanere prigioniero di questo senso di colpa, di questo non perdono, come vorrebbe poi il nostro antico nemico. In questo passaggio a noi viene chiesto di fare un passo
un tratto di strada, il resto lo farà il Signore, la misericordia del Signore. Lui conosce la nostra storia, conosce le nostre debolezze. Il perdono ci porta inevitabilmente a considerare in questo aspetto uno dei sacramenti di guarigione, che è proprio quello della riconciliazione. I più anziani ricorderanno che c'è stato un cambiamento di termine da penitenza a riconciliazione, questo, se non ricordo male, risale a febbraio del 74, perché c'è una doppia riconciliazione, c'è una riconciliazione con Dio e c'è una riconciliazione con i fratelli. E questo stabilisce una nuova armonia nei confronti del Signore e delle persone che ci stanno accanto. E Giovanni cita Gesù che dice: ricevete lo Spirito Santo, Giovanni 20, 21, 23. Se perdonerete a qualcuno i suoi peccati, questi saranno perdonati. Se rimettete a qualcuno i suoi peccati, questi saranno rimessi. E quindi vorrei citare Papa Francesco, che coglie come sempre nel segno la sostanza di questo sacramento. Dice: il sacramento della riconciliazione è un sacramento, scusate, di guarigione. Quando vado a confessarmi è per guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore, qualcosa che ho fatto che non va bene. L'icona biblica che l'esprime meglio nel loro profondo legame è l'episodio del perdono della guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo che ci ricolma dell'avacro di misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo. E a proposito di guarigione interiore, un altro, e a proposito di sacramenti, un altro sacramento di guarigione è quello dell'Eucarestia. E Sant'Agostino ce lo dice in modo così bello, così intenso, ma anche così chiaro, che ci dice che ogni volta che noi facciamo la comunione assomigliamo di più a Gesù, cioè diventiamo Lui stesso, ci trasformiamo in Lui. Perché quando riceviamo la comunione diventiamo corpo di Cristo e allora veniamo un po' strappati al nostro egoismo, alle nostre difficoltà, alle nostre paralisi. E poi, visto che parliamo di sacramenti, parliamo di questo sacramento un po' messo da parte, un po' negletto, un po' considerato come estrema unzione, chiamato così. In realtà il termine è molto più bello, che è l'unzione degli infermi. Dice Giacomo, San Giacomo: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino in lui, su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore, e la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Padre La Grua racconta nel suo libro di un parrocchiano che era moribondo. Lui va, gli impartisce il sacramento, prega in lingua, gli impone le mani e gli dice: adesso sei guarito, ti puoi alzare. E questo parrocchiano, che si chiamava Nicola, si alza, chiede da bere, chiede da mangiare e si mette in cammino verso la chiesa e lì riceve l'Eucaristia, ringraziando Dio per la sua guarigione. Questo, per questo, a sottolineare che un sacramento non è un sacramento per i morti o per i moribondi soltanto, è un sacramento per chi è vivo e per la vita, perché dona guarigione a tutti i livelli. Qui serve solo una fede un po' più viva, serve capire che si può prendere questo sacramento anche in condizioni, diciamo, prima di un intervento, ad esempio in una situazione di anzianità. E quindi non è il sacramento da cui dobbiamo fuggire, perché sappiamo che comunque il sacramento che da lì a poco ci accompagnerà alla morte. Il Signore Gesù guarisce come meglio crede. Ha una sua pedagogia che chiaramente si esplica attraverso molti modi, attraverso
una guarigione immediata, può essere, oppure attraverso un cammino di conversione, che comunque ci deve sempre essere, anche con una guarigione immediata. Un cammino di conversione che va un po' a limare le nostre asprezze, le nostre durezze, i nostri passaggi non compiuti, ma comunque il cammino di conversione, siamo tutti chiamati a questo cammino di conversione, altrimenti anche coloro che sono guariti da quell'oppressione, da quella dipendenza, da quella paura, se non si avviano in un cammino di conversione, guariranno sì da quella situazione, ma poi ne troveranno un'altra. L'esempio classico naturalmente che si fa in questi casi è quello di Lazzaro, che sì è stato resuscitato, ma poi è morto, come accadrà a ognuno di noi. A questo proposito padre Emiliano Tardifi ricorda sempre che lui, che si definiva io sono l'asinello di Dio, no? Diceva, a sottolineare che non era lui che guariva, ma era il Signore che guariva attraverso di lui. Quando faceva con quelle grandi assemblee di 20.000, 30.000 persone, ne guarivano alcuni, ma tutti gli altri no. E che avrebbero dovuto pensare queste persone, che forse Dio faceva delle scelte così crudeli? Padre Tardifi dice, io non lo so. Io so che chiederò, la prima cosa che chiederò al Signore, e certamente adesso è lì davanti a Lui, è la prima cosa che chiederò al Signore. Però dice, racconta un episodio in cui pregavano una Repubblica Dominicana per due moribonde, una madre di famiglia e una prostituta. Il Signore guarì la prostituta e non la madre di famiglia. Questo lasciò tutti perplessi, ma poi quella prostituta divenne un'evangelizzatrice nel suo ambiente fenomenale. Ecco, forse qui era più chiaro capire il disegno di Dio, ma alcune volte non è così chiaro. Ma Gesù sottolinea spesso questo aspetto, l'aspetto che la guarigione non è fine a se stesso, perché Gesù passava la sua esistenza predicando e guarendo, ma non predicava senza guarire, né guariva senza predicare, ma li esercitava tutti e due questi ministeri, e le sue guarigioni erano i segni della venuta del regno di Dio, che annunciavano una guarigione più radicale, la guarigione e la vittoria sul peccato e sulla morte attraverso la sua Pasqua. Allora, sorelle e fratelli cari, la guarigione è un cammino che richiede costanza, costanza nella preghiera quotidiana, nella frequenza ai sacramenti, nella capacità di esporre le nostre ferite all'azione sanante del Signore, all'azione sanante delle preghiere dei fratelli più preparati, all'azione sanante del cammino comunitario nel quale si procede insieme agli altri fratelli, a quelli che il Signore ci ha messo accanto. E qui noi siamo chiamati a lottare per la nostra salvezza, e questa consapevolezza ci deve portare a quel combattimento spirituale. Questo durerà per tutta la vita, cioè dobbiamo fare una ragione, ma senza questo atteggiamento non si procede nella vita comunitaria. Dice una frase molto bella San Giovanni della Croce, dice, nella vita dello spirito chi non va avanti va indietro e chi non cammina guadagnando cammina perdendo. Io credo che nessuno di noi sia esente dal dolore, ma il buon samaritano è accanto a ognuno di noi e vuole incontrare ognuno di noi come il medico del corpo e il medico delle anime, come il guaritore perfetto, proprio perché Gesù è il Signore. Alleluia.